Eccola, è lei, la gattara del villaggio. Tiè, Lo pure qua. subito, guardate male Qual è che. tipo il decimo tè Sì. del giorno? Cincin? Ah, te bruci però. No, te bruci. Lascia perdere, lascia perdere. Sì, Belli questi sono bellissimi. Vedi, questi sono quelli questi vuoti, caffè. no? Uno blu nel mio salone sarebbe troppo bene. Sì. Vedi tutto qua, pure i cavalli. Tutte cose strane in questo posto. Siamo usciti dalla Medina, dalla vecchia Medina, dal centro città, Centreville. Stiamo andando verso il mare, vediamo un po' com'è, quanto è Sì, carino. a vedere, ce n'è pure un po' riposo al Sì. mare. Io Woo! sono Sì, è vero, è vero. Abbiamo fatto il pieno di spezie, diciamo. Sozzo, gli animali vivi, morti È e il vero. pesce. È vero, è vero. C'è una Che serie di zombie spettacolo. che Oh lolo, abbiamo trovato l'unico posto ombra che è dietro un secchione. Siamo qui al mare, adesso andiamo a chillarcela alla mer. un pochettino, sì. Come si suol dire, come si può dire, non lo so. E Un niente. pochettino ci È vuole perché. grossa, sta rabatta, cioè noi siamo abituati a Tangeri, che è un buco. Ma Poi pure c'è niente. Tangeri è grande Sì, perché. Tangeri è grande, però la Medina di Rabat è immensa, Ah, sì. penso. È Ci pieno di diverti? tutto, c'è di tutto, c'è di tutto, c'è di tutto. È un'esperienza wow. Però non ti filano proprio? No, non ti si caga nessuno, è A vero, non differenza è vera Tangeri quella un storia che ti. pochino. Tangeri un po' ti vengono appresso, invece qua non ti si caga nessuno. Se vuoi qualcosa te la compri. Beh, diciamo meglio. Pensavamo fosse una spiaggia, invece no, è il tour delle barchettine in mezzo al mare. Il mare, vabbè. Diciamo è come quello di Ostia. Però molto carino, molto suggestivo. Ragazze, siete qua, top. Che vuoi dire? Che figata. Proprio la pace qua, si sente. Oh, abbiamo beccato una spiaggetta di Rabat. Questo è bello, questo scorcio. La ragazza deve fare la foto per Instagram. Non sappiamo dove stiamo entrando, però. C'è una vietta qui all'angolo, vediamo un attimo. Non so cosa aspettarmi. Secondo me è il giardino botanico. Giardino botanico? Perché giardino botanico? Perché avevo letto che c'era un giardino botanico qua. Vero? C'è qua a Rabat. Ah, no, è una città. Vedi? È una città antica. Guarda il gatto là sopra. Che cos'è? Eccola, è lei, la gattara del villaggio. Chiocchia. Bella secco. Come fai a dirgli di no? Oh! Passato sotto di me. Ha visto da mangiare. Abbiamo trovato questo posticino bellissimo. Per bere un bel tè. Vabbè, tranquilla, che scende. Ce la facciamo, lei deve aiutare tutti i gatti che vede nella sua vita. Tiè, pure qua. Lui subito, guardate male Qual è tipo il decimo tè Sì. del giorno? Cincin? Ah, te bruci però. No, te bruci. Lascia perdere, lascia perdere. Guarda, c'è Con il anche il nostro amico piccolo. gatto. Voilà. Ah, è vero. Che bella questa porta, eh. Ma questo è un bar, un altro bar.
Ah no, è lo stesso. Siamo qui, è tutto in ristrutturazione. Piano di gatti, è tutto in ristrutturazione. È la città dei gatti. Sì, è la città dei gatti e delle ristrutturazioni, a quanto pare. No? Non le sembra, signorina? Sì. Diciamo di sì. È un ottimo tè abbiamo preso. È un ottimo tè abbiamo preso, è vero. Sì, sì. Ah, sì. Certo. Oh, lo. Ah, questa è l'uscita? Sì. Che non si, cioè, non si capisce che è l'uscita, però. È l'uscita, diciamo, non lo so. Principale. Pensa un po'. L'uscita è l'entrata anche principale. Sì. Cioè, pensa che roba. No, entriamo a destra da questa parte, come siamo andati l'altra volta. Perché là vai al coso? Per ritrovi a mangiare il pesce. Capito? Che bello questo mercato. Belli questi mercati. Sì, questi sono bellissimi. Vedi, questi sono quelli vuoti, uno, no? Uno blu nel mio salone sarebbe troppo bene. Sì. Con salone miei? Con i loro tappeti. Dovremmo fare un commercio di roba marocchina. Con i loro tappeti, sto dicendo i tappeti un po' marocchini miei. Sì, è vero, è vero. Top. Persiani. Sì, no. Persiani, certo. Tutto pulito qua. Sì, rispetto a quello. Carini, eh? Ci vuoi fare i pacchettini di regalo? Pronto, sono tutti questi polli. Abbiamo preso il tram, manco l'abbiamo preso, già è arrivato il controllore. Sì, è meglio. Meglio così, non fotti con nessuno qua. Allora, fammi vedere quando arriva il terminus qua del tram. Tanto arriviamo fino a capolinea? Sì. Abbiamo preso il tram, ci siamo ritrovati in periferia. Un altro mercatone. Un altro mondo ancora. Un altro mondo, vabbè. Vendono di tutto. Là era tipo ristorazione. Adesso andiamo verso la stazione, che è alle 5.50, abbiamo il treno. Che ore sono? Le 4 e mezza, le 4 e 27. 4 e mezza. Ok. La sintetica di una giornata storica. Tutto è perfetto, tutto somiglia a te. Poi? Io. Abbiamo fatto ridere ragazzo il signore sulla bicicletta. Yo, yo. Che giorno che cammino sotto al sole? Sotto al sole, sotto al sole. Diriccione, diriccione. Quasi quasi mi pento. Non ti penso più, faccia schiaffi, faccia schiaffi, con le onde, con il vento, me ne pento. No, niente, vabbè, lasciamo verde. No. Innanzitutto volevo fare una precisazione, qui non c'è neanche un secchio, sì, ma è tutto pulito per terra. Cioè, sembra tipo una città del nord Europa. Però non c'è manco un secchio per strada. Mai. Siamo arrivati alla stazione. Abbiamo preso una tipica bevanda energetica. Sì, abbiamo preso il tè araba. Però. Vedi che c'è scritto in arabo. Il tè arabo. Abbiamo preso anche il tè. Cinese, ci ha detto lui. No, vabbè, il tè non lo fanno in Arabia, lo prendono da là, dall'Oriente, però. Ma perché il chai tea è il tè cinese e loro col chai tea ci fanno il loro tè. Ci fanno il loro tè alla menta. Vabbè, ma che te pensi? Perché gli inglesi che lo fanno, vabbè, il tè lo fanno, certo, là. No, è come il caffè italiano. Certo. Viene da Nicaragua, da Colombia, non so dove lo fanno il caffè. Vabbè, però noi lo misceliamo bene e lo facciamo bene, nel senso non tutti, perché no, la maggior parte dei bar non lo fanno bene. No. Ormai e neanche questa ragazza con la moca. E niente, raro. Con questa bevanda ci andiamo alla garra a battere il pedalo. Manca... Che fai? Se vedi scritto kebab da qualche parte non te lo prendi? Diciamo sarebbe il nostro primo kebab, abbiamo preso quello mini. Sì. Col formaggio, cioè non mini, normale, non maxi. Non so com'è normale però. Boh, vabbè, sarà un kebab. Vediamo. Quanto costa? 3,70 euro? Sì, 3,70 euro. Solo panino, se no 4,80 tutto il menù? 54 tutto il menù. Ah, 5,40 tutto il menù. Però il menù è con patatine e bibita. Vabbè, diciamo che ci sta. No, sì, ci sta, solo che noi non dobbiamo pranzare alla fine. Vabbè, però comunque, che fai, te ne privi? C'hanno pure il...
il cosettino, ormai questo è diventato il cosettino, come si chiamano? Dischetto elettronico per consumazioni. Abbiamo preso il tè marocchino, cioè non è marocchino, è cinese, però lo usano per fare il tè. Il tè marocchino. Guardate che roba, oh. C'è la tenda, vedi, dei beduini del deserto. Con questo che fa il tè, spettacolare. Wow. Sono molto più neri loro, quelli nel deserto, infatti si vede. Vedi? Akissir Commerce Marketing. Bello, bello, spettacolare. Molto caratteristico. Per la comoda cifra di 25 dirham. Sì. Che sono 2,50 euro. Ciarla ci sta. Ma in realtà è come un buon tè a Roma. Infatti. Però vabbè, questo è un super buon tè. Eccoli, sono arrivati i nostri kebabini. Tia, guarda che roba. Wow, lolo, oh lolo. Oh lolo, salsetta piccante per chi vuole. Top, questa io me la faccio. Sì. Un po' di salsa piccante. Buono, eh? Good. C'è pure con la salsetta, vai. E chi t'ammazza? Com'è? Buono, buono. 7 e 6. 8. 6? Oh, lolo. Ci ho pensato. È passata la controllatrice, non il controllore. La controllore donna. Questi sono i segni della battaglia, perché non gli voleva dare il biglietto, hanno litigato. Guarda come stai, mamma mia. Oh mio Dio. Non gli va, non gli va. E ci ritroviamo di nuovo a Tangeri. Sì. Un po' freschetto, un po' una temperatura un po'. Tangeri è più fresco di. No. È perché è più a nord. Sì che fa più fresco. Perché è più arieggiata, c'è il mare, il Mediterraneo, qua è tutto più a nord. Sono i volentoni del Marocco, diciamo. Sì. Lo vogliamo chiamare così? Sì, i volentoni del Marocco, diciamo. Vabbè, adesso ci aspettano 40 minuti a fette, a fettuccine, per arrivare al nostro hotel. E poi dopo si vede, poi mangeremo forse. Questo ha dormito tutto il viaggio, capirai. Fino a quando non è arrivata la controllora. No, però se no, sai, possiamo fare? Aspetta, vuoi pure aiutare, tanto adesso dico i progetti. Dica una cazzata. Però c'è, ora c'è. Chiudo, chiudo, non lo saprete mai, non lo saprete mai. Però. Ah, guarda, guarda il cielo. Dai, ora l'abbiamo visto. Ok, sempre un bel colpo d'occhio, tutti questi bei palazzoni. Vedi, fuori dalla stazione di Tangeri, sembra di non stare in Marocco, sembra di stare, che ne so, in qualsiasi capitale europea. Uno pensa, in Africa non ci sono i palazzoni, invece ci sono i palazzoni, in Marocco, top. È vero, è vero, e poi là vedi quelle casettine là sopra la collinetta, è un po' un misto, è una sorta di paese che progredisce velocemente, diciamo. Hotel Hilton, gigante. E centro commerciale pure, un venticello della Madonna. E noi ce ne andiamo. Sì, noi ce ne andiamo prima verso la spiaggia e poi a Manchuria. Vedete tutto qua, pure i cavalli. Tutte cose strane in questo posto. Oh lolo, la spiaggetta, ragazzi. La spiaggetta, attenta che. Oh lolo. Eh? Cosa ne pensi? First impression? Allora, la sabbia è carina. La sabbia è carina, ci piace. Vabbè, la sabbia. Poi abbiamo un sacco di sport. Qua c'è il calcio. Lì c'è il calcio. E da qualche parte c'è pure il calcio. Che bello, guarda qua che Sunset Lovers. Bello, eh? Che vedi? La plage. La plage. La plage. E vabbè, con questa vista ce ne andiamo al mare. Andiamo a vedere l'acqua. Buonasera.
Questo è buono? Sì, con scusa e tagine. Sto giro qua. Sì. E invece è il giro del mondo. Noi siamo ammazzati. Ci vuoi fare una bella ammazzata? No, ma... Buono? Quanti ne avete bevuti fino a ora? Ne ho bevuti un po'. Io un botto. No, erano tutti uguali. Sì, forse sì. Dire che è meglio. Fammi documentare. L'avevo detto. È quello che ti avevo detto, l'aveva detto lui. Eh sì, era metà e metà. Ammazza, bello il vostro tagine. Ma questo è couscous. Couscous con manzo. Bello, wow. Grazie. Grazie. Bello. Quelle però devi entrano. Sì. Dove sai pure prendere, sto mangiando. Questo è il Marocco. Wow. Thank you. Ah, ok. Allora, siamo tornati a casa. Qua fuori diluvio universale. Mamma mia, come diluvia. Oh. Chiudiamo che è meglio. Diluvio universale. Noi ci finiamo il nostro vinello. Il nostro vinello, dammi il vinello. Che è, becca questo vinello, che è importante. E poi domani un'altra avventura, come al solito. Ci svegliamo presto, se ce la facciamo. Se non ce la facciamo, ce la facciamo lo stesso. E niente, mo si mette a caricare tutto quanto. Si tolgono tutti i souvenir che abbiamo comprato, si mettono dentro la valigia. Dentro la valigia che è lo zaino di Ryanair, perché la valigia ormai è per i ricchi. Non ci abbiamo lo zainetto da backpackers, anche se non siamo dei backpackers. Però, sti cazzi, raga. Infatti, come fai ad essere un backpacker? Si servono Birkenstock e Bermuda verdi? Oppure... No. Costume rosa, penso. No. No.